La montagna aquilana rischia seriamente di morire, ma non è la seggiovia delle Fontari il vero problema, piuttosto l'intero piano area. La stazione sciistica va modificata, ammodernata, va creato un altro ingresso, va riflettuto insomma sul piano d'area nella sua complessità nella zona. Neanche il più grande manager, secondo il vicepresidente della giunta regionale Giovanni Lolli, riuscirebbe a far decollare questa montagna, così come è pensata la stazione sciistica. Questa località potrà avere un secondo accesso, un secondo arroccamento, come si chiama, cioè gli impianti che permettono di arrivare a Campo Imperatore attraverso Montecristo, Fossa di Paganica, Scindarella, allora sarà una sezione gestibile e allora si potrà mettere sul mercato e allora ci saranno, anzi ci sono già interessi di privati a intervenire. Naturalmente però i soldi ci stanno per fare questi impianti, perché solo che se io devo stare a quello che leggo sui giornali, e cioè che è impossibile fare nient'altro che il rifacimento esatto, matematico di quello che c'è, allora che ce lo dicano significa che è inutile rifare anche le Fontari. Servono interventi, serve un cambio di passo, altrimenti quella che è una grande ricchezza si trasformerà in uno scempio totale, nel più completo abbandono. Già infatti ci sono 6 impianti dismessi, ricorda Lolli, che da profondo conoscitore della montagna lancia un grido d'allarme, l'ennesimo. Sono cose ragionevoli, io vorrei che intervenisse il buon senso e che intervenisse quello che ha detto il presidente del parco, che mi ha molto convinto, e cioè l'interesse generale. Quindi pieno rispetto per quelli che giustamente, facendo il loro mestiere, chiedono che siano rispettate al massimo possibile la tutela del paesaggio, dell'ambiente, eccetera, ma prima di queste cose c'è l'interesse generale, e l'interesse generale è fare in modo che lì non rimanga un deserto di ferro, ma si faccia una stazione che possa funzionare adeguatamente e che peraltro diventa la condizione per fare le attività oltre lo sci da fondo, cioè lo sci alpinismo.